Fratel Rafael Arnaiz Barun, oblato dell'Ordine Cistercense, è stato canonizzato l'11 ottobre scorso da Benedetto XVI con una cerimonia in Piazza San Pietro. Beatificato nel 1992, il santo spagnolo è stato proposto da Giovanni Paolo II come modello per i giovani a Santiago de Compostela nel 1989 in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù. Membro attivo della Adorazione Notturna di Oviedo, nel 1934 fratel Rafael Arnaiz lasciò gli studi per entrare nella trappa di Sant'Isidro de Dueñas. Quattro anni dopo, il 26 aprile del 1938, il monaco trappista morì per coma diabetico all'età di 27 anni. Il processo di canonizzazione del nuovo santo spagnolo si è aperto nel 2005 ed è stato approvato agli inizi del 2009 dopo il riconoscimento di due miracoli per sua intercessione: la guarigione di una giovane investita da un trattore e salvatasi miracolosamente, e quella di una signora ormai in punto di morte cui era stata diagnosticata la sindrome di Help prima di dare alla luce il suo secondo figlio. Durante l'omelia per la canonizzazione, Papa Benedetto XVI ha indicato l'ermano Rafael come esempio per tutti i giovani che cercano la verità in Dio.